questa maratona proprio mi mette dei pensieri, non mi fa dormire, come secondo me ci siamo scordati qualcosa. Ma come? No, abbiamo pensato a tutto. Ormai sono 9 anni, è il nono anno. Il percorso l'abbiamo tracciato, i premi sono arrivati, i pettorali li abbiamo, le iscrizioni stanno arrivando. Cosa manca? Eppure, non so, secondo me dovremmo fare una roba tipo una ricognizione del percorso, fare vedere agli atleti il percorso, no? Eh sì, vabbè, e poi adesso, con questo freddo, chi viene con noi? Gli amici di Passo Caponi? Ma te li vedi correre con questo freddo, questa pioggia, questo... Sì, bellissima idea. Ci vorrebbe proprio questo. Pensa che bello. Figurati se mentre guido non suona il cellulare. Chi è? Ah, addirittura una videochiamata. Andrea Corsi, eh. Questo da quando organizza la maratona di Crevalcore non dorme neanche più la notte. Adesso cerco di fermarmi così lo ascolto per bene. Arrivo, arrivo. Pronto? Buongiorno Andrea. Alessandro, come va? Tutto bene, tutto bene. Scusa, sono in macchina e mi sono fermato per ascoltarti bene. Dimmi pure. Senti, guarda, ti rubo proprio un secondo. Mi è venuta un'idea e avrei bisogno della tua collaborazione e di quella di Top Runner. Sì. Te la spiego, guarda, proprio così al volo. Sì. Volevo fare una ricognizione del percorso della maratona. Sì. Cosa ne pensi? Ma è una bellissima idea, anche utile per i podisti, ma Monica, così per curiosità, cosa ne pensa di questa iniziativa? No, guarda, Monica, ne abbiamo parlato ieri sera, proprio entusiasta, le piace un sacco l'idea, la cosa. Poi pensavo di coinvolgere anche i ragazzi di Passo Caponi, ho già sentito, a parte Monica, ho già sentito Fabrizio, tutti i ragazzi di Passo Caponi, ci sarebbero anche loro. Ok, guarda, mi sembra un'ottima idea anche per me e tra qualche giorno la registriamo, insomma è il tempo di organizzarci, Andrea. No, guarda, bisogna che vieni subito. Io ho già chiamato i ragazzi, se noi saremmo già pronti, direi di farla subito, immediatamente. Ho capito, anch'io i miei impegni, niente, adesso cerco di arrivare subito. Dove siete? Siamo al campo, allo stadio, al campo sportivo di Crevalcore, da dove parte poi arriva la maratona vera e propria. Allora, facciamo una cosa, io arrivo subito, anzi per avvantaggiarmi mentre arrivo mando già la sigla. Voi aspettatemi lì, mi raccomando Andrea, aspettatemi. Ciao! Ok, ci vediamo tra A poco. tra poco, sto arrivando! Per la ricognizione del percorso della maratona di Crevalcore, maratona che partirà alle 9.02 del 6 gennaio 2020, 9.02 per ricordare la scossa di terremoto che colpì Crevalcore nel 2012. E partiamo dall'interno dello stadio di Crevalcore, faremo un giro di pista dello stadio e poi ci butteremo per le vie di Crevalcore. Allora, siamo pronti per la ricognizione? 3, 2, 1, go! Ragazzi, non siamo partiti un po' troppo, come dire, un po' troppo allegri, secondo me. Ma sai com'è? Mi sa che Andrea, lui è ritmo, corre sempre, parte sempre troppo forte, non si sa gestire molto bene, bisogna che lo teniamo fino a freno. In effetti qua siamo quasi al quarto chilometro della maratona, però insomma ragazzi, dai, la maratona, poi c'è bisogno di correre, non è che la facciamo camminare passeggiando, no? No, va bene, però... Sì.
La previsione dovrebbe essere, dovremmo metterci 2 ore 30. No, un po'. Proviamo a fare come chi ti coccia, però noi non abbiamo le lepri, ragazzi, come facciamo? Andiamoci una mano tra di noi. Vabbè, dai. Un chilometro adesso... uno, un chilometro quell'altro. Se tra un po' arriviamo alla casa di Marcello Malpighi, dai. Chissà, magari lì troviamo un ristoro. Ci aiuterà un po'. Sì, ci starebbe proprio bene un ristoro, ragazzi. Sì, sì. Io mi spero volentieri. Qui adesso prendiamo la ciclabile e iniziamo un bel tratto tutto in ciclabile. E per i maratoneti è buona perché sono fuori dal traffico. Qui, se non sbaglio, Andrea, ci dovrebbe essere il primo ristoro, giusto? Sì, qui siamo circa al 5° chilometro, sulla strada ci sarà il primo ristoro e siamo in prossimità della casa di Marcello Malpighi. Però, parlando seriamente, il ritmo giusto quale sarebbe da mantenere per partire bene ma non bruciarsi? Beh, noi siamo partiti un po' veloci, però non dimentichiamoci che la maratona sono 42 chilometri, quindi 42 chilometri vanno gestiti. Bisogna cercare di partire sempre con un ritmo che permetta poi di portare a termine i 42 km e magari fare la prima parte, la prima mezza maratona a un ritmo leggermente più lento per avere le energie necessarie da poter sfruttare nella seconda parte. Ma scusa, ma chi era Marcello Malpighi? Marcello Malpighi è stato uno studioso nato nel 1600 e fu il primo in realtà a sviluppare una serie di studi sulla microscopica in relazione all'anatomia umana. Fece diversi esperimenti sugli animali e proprio attraverso i suoi esperimenti sono nati i primi veri studi dei rapporti di interconnessione tra le vene e le arterie. Da qui si è sviluppato un pochino tutto quello che è la chirurgia moderna, quindi viene considerato il padre della chirurgia moderna e sicuramente è l'eccellenza storica di Crevalcore. Lui è nato proprio qui dove siamo in questo momento, di fronte alla casa sua. E adesso che ci siamo fatti questo bellissimo ristoro, riprendiamo in mano le forze, ci dirigiamo, andiamo verso la chiesa rotonda. Sì, però con calma, non con il ritmo di prima, per favore. Vabbè, dai, allora prima. Ok. Siamo in prossimità del 7° chilometro e si prende dalla strada asfaltata, si entra su un pezzo di strada leggermente sterrata, ghiaiata, di 1,5 km circa. E passiamo di fronte alla chiesa rotonda, che è stata denominata chiesa rotonda per il suo tipo particolare di architettura. In realtà era la chiesa dei Caprara. I Caprara erano i più grandi latifondisti della zona di Crevalcore, proprietari di appezzamenti, di terreni, eccetera, e avevano costruito proprio questa chiesa, che era una chiesa privata, che poi in realtà tutti gli anni a settembre veniva aperta al pubblico, dove si celebrava la festa della Beata Vergine, che era la festa che propiziatoria, diciamo, per i raccolti e per tutto quello che riguardava l'agricoltura crevalcorese. Gli stessi conti Capraia, che erano anche i primi proprietari del Castello dei Ronchi, dal quale passeremo tra un po' verso il 15°. Allora qui, ragazzi, ci stiamo avvicinando al 15° chilometro e stiamo per affrontare quello che è la cima Poppi della maratona di Crevalcore, il Gran Premio della Montagna, ovvero il ponte della Bolognina, che ha ben 11 metri di dislivello positivo. Ci vedono, eh? Vabbè, ma non scherzate, perché farlo poi due volte, questo taglia le gambe, ve lo dico. Lo so. Fa selezione. Ma c'è il ristoro giù, giusto? Giù, dopo, alla fine del ponte, c'è il ristoro del 15°. Però adesso, in cima al ponte, c'è il traguardo volante del Memorial 7 gennaio 2005. Quindi il primo atleta che in maratona transiterà vincerà il traguardo volante. Ovviamente questa è solo una ricognizione, quindi nessuno di noi ha ambizioni, quindi no, certo. Lo prendiamo con calma e nessuno scappa. Certo. Sì.
No, ecco, come non detto. Le solite donne! Le solite donne! Si era detto che si scherzava, poi vedi come sono le donne competitive, sempre, non c'è scampo. Bene, abbiamo affrontato l'unico dislivello della maratona di Crevalcore, il ponte della Bolognina, siamo in cima adesso e quindi come ogni salita che si rispetta, adesso c'è anche la discesa. Quindi adesso diamo fondo ai nostri cavalli. E via, giù! Sapete come si dice a Bologna, no? Zo a boss! Questo è il ponte in zona bolognina dove purtroppo il 7 gennaio 2005 si verificò l'incidente ferroviario catastrofico per Crevalcore, perché persero la vita 17 persone e ci furono 80 feriti. Noi abbiamo deciso di ricordarlo istituendo appunto il memorial 7 gennaio 2005 col traguardo volante in cima al ponte. Bene, allora però io si è fatto un certo orario. È anche un po' fame, visto che qui c'è un ottimo ristoro. Beh, come ti fermi qua, scusa, il ristoro del quindicesimo, manca 6 km all'arrivo. Il tè è buono, però ho visto che c'è un ristorante qui vicino che quasi quasi io vi abbandono tutti. Io... Bene corre, però non vabbè. Si vive di sola corsa, mi dispiace. È stato bello, ragazzi. La seguirai in TV? Sì, la seguo in TV, su Top Runner TV. Scappo, perché proprio non ce la faccio. Vabbè. Abbiamo il primo ritirato, ragazzi. Ci vuole anche il primo. Qua ragazzi vale la pena fermarci un attimo, il percorso della maratona transita davanti a questo che è il castello dei Ronchi, che è uno dei tanti castelli della zona della pianura di Crevalcore e comuni limitrofi, però questo è anche un punto importante dal punto di vista della maratona, perché è il momento in cui iniziano un po' le prime crisi, dal 16° al 20° chilometro, e quindi è importante anche prendere la maratona. Siamo d'accordo, è una filosofia di vita, però è una corsa di 42 km, quindi è importante anche saper gestire questi momenti di crisi e non fare come ha fatto il nostro amico che si è fermato, che ci ha abbandonato. In quest'ottica è anche bello magari passare davanti a dei monumenti come questo, perché aiutano, distraggono un attimo e aiutano e ci fanno pensare a qualcos'altro e magari superare questi piccoli momenti di crisi. Allora ragazzi, ma voi questa mattina ad esempio cosa avete mangiato prima di fare la ricognizione? Il solito, le mie gallette di riso, burro, marmellata. E voi? 3 biscotti e basta. Io l'ho fatta biscottata con la marmellata. Devo stare leggera perché altrimenti so che ci sono quelli che mangiano un pochino di più perché si devono sentire pieni di energia. L'alimentazione è molto importante per la maratona. Però è anche molto personale. Chiaro. È importante magari provarla prima e non improvvisare durante la gara, cercare di non essere troppo appesantiti ma nello stesso tempo di avere abbastanza carburante. No, piuttosto magari la sera prima, una bella dose di carboidrati. La cena della sera prima è importante, sì, forse più che la colazione della mattina stessa. Bene ragazzi, qui adesso entriamo nel cuore del paese, questa è via Matteotti, la via centrale che attraversa Crevalcore. Questo è il centro storico e come potete vedere abbiamo ancora i segni del terremoto del 2012, però anche in quest'ottica la maratona è un evento importante perché contribuisce a risollevare gli animi e a far rivivere un pochino il paese. Tra parentesi, qui inizia l'ultimo chilometro e quindi si entra proprio nel finale, nel cuore della gara. Ok ragazzi, qui siamo
in piazza, siamo proprio nel cuore di Crevalcore, siamo sotto il monumento di Marcello Malpighi. Qui tra parentesi ci sarà il ristoro proprio qui nella piazza del 20° chilometro e del 41°. E direi che noi siamo quasi alla fine della nostra ricognizione. Com'è andata? Molto bene. Molto bene, molto, molto bene, bene, direi. Ci è piaciuto molto, molto. Sì, siamo divertiti. Siamo divertiti, soprattutto divertiti. Ma voi lo consigliereste agli altri di venire a fare la maratona di Crevalcore? Certo, assolutamente, assolutamente sì. Sì. Maratona da tempo questa. Perché? Perché? Maratona da tempo, pochissimo dislivello, poche persone, si va a busto. Esatto. Buoni ristori. I ristori perfetti, bellissimi. Ristori. E pasta party finale, scarso? No, 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 assolutamente no. Da fare. Da fare, assolutamente Gramigna da fare. Con ragù, lambrusco, insomma. Tanta roba, tanta roba. Bolognese allo stato e puro. E palazzetto al caldo, soprattutto. Palazzetto al caldo, ragazzi. Soprattutto, mi raccomando. Ok ragazzi, allora grazie mille per la vostra collaborazione, per la fatica che avete fatto oggi insieme a noi. E l'appuntamento è 6 gennaio 2020 alle 9.02, tutti sulla linea di partenza della maratona. Ci saremo. Perfetto, okay? Grazie. Mentre voi che ci seguite da casa non andate via, perché ci sono gli ultimi 195 metri della maratona e ci sarà una bellissima sorpresa a fare con noi questi ultimi 195 metri. Finalmente siamo arrivati, abbiamo finito la ricognizione del percorso della maratona di Crevalcore e ad attenderci ci sono degli amici speciali, cioè il cuore della maratona. Abbiamo l'assessore allo sport Donatello Poluzzi, al quale vorremmo chiedere che cos'è per l'amministrazione di Crevalcore la maratona di Crevalcore. Per Crevalcore, per l'amministrazione è un bellissimo momento. Noi collaboriamo con il comitato organizzativo da diversi anni, quest'anno c'è questa bellissima novità della prima maratona del Dog Marathon, un bel momento di aggregazione, noi crediamo molto in questo tipo di contesti dove creano aggregazione, momenti di stare insieme, aggiungono lo sport, la salute, l'ambiente, lo stare insieme ed è molto positivo e siamo veramente orgogliosi di ospitare anche quest'anno queste bellissime iniziative. Bene, grazie. Prendiamo questo grazie. Spunto per invitare l'assessore a indossare il pettorale numero uno. Certo. Quest'anno e a mettersi in corsa anche lui, no? E poi c'è un graditissimo incontro che per noi più che un gradito incontro direi che è un onore vero e proprio, perché quest'anno avremo come madrina della maratona di Crevalcore Emma Skaunic, 5 volte campionessa italiana in maratona e per noi rappresenta veramente un fiore all'occhiello. E ci piacerebbe, anche se può sembrare banale e scontato, però chiedere a una persona che ha vissuto veramente ad altissimi livelli la maratona, che cosa rappresenta, che cosa ha rappresentato per lei nella vita la maratona? Per me la maratona ha rappresentato un po' tutto, la mia vita d'infanzia, iniziando con delle piccole attività e poi con la maratona è questione di vita, è stata una vita di morale, fisica e mi ha insegnato molto, mi ha valorizzato molto, mi ha aiutato molto a sopportare e a superare tantissime difficoltà. Grazie, questo messaggio per noi è molto importante e speriamo di riportarlo anche a chi la maratona la vive così semplicemente da amatore e da podista, però sentirlo da chi l'ha vissuto ai tuoi livelli è bellissimo per noi. E poi insieme a Emma abbiamo il nostro collaboratore, il nostro partner fisso dall'inizio, dalla prima edizione, che è Claudio Bernavozzi, che oltre che occuparsi di tutto quello che è la comunicazione della maratona di Crevalcore è per noi un fratello in tutti i sensi. E a Claudio vorrei chiedergli, come ho chiesto ad Emma che cosa ha rappresentato la maratona nella sua vita, vorrei chiedergli invece che cos'è stato questo percorso di 9 anni per lui, che comunque è un bolognese e quindi ha vissuto la realtà di Crevalcore, forse è entrato, Crevalcore gli è entrato un po' nel cuore. Ma quello sicuramente sì, innanzitutto grazie a voi, a te Andrea, alla Monica, che ho conosciuto prima di conoscere questa bellissima, di intraprendere questa bellissima avventura a Crevalcore e soprattutto dopo quanto è successo nel 2012, credo che i già ottimi rapporti che c'erano fra di noi
3, 4 nello stretto giro, ma poi soprattutto anche con tutta l'amministrazione che ha collaborato e ci ha aiutato in questa fatica di riuscire ad andare avanti nonostante tutto. Riprendiamo, anche se avevamo ipotizzato per un attimo, non so neanche perché, di volerci fermare con questo nuovo. Era uno scherzo. È uno scherzo, ci hanno creduto in tantissimi, perché l'anno scorso più di 800 persone, quest'anno vorremmo toccare e dar via, mi piacerebbe dar via, visto che toccherà a me assegnare il pettorale numero 1000, ci farebbe molto molto piacere, e lavoriamo per quello con questo programma, questo progetto che abbiamo fatto partire quinquennale per arrivare a portare ancora più in alto la maratona di Crevalcore. Allora, mi piacerebbe che questa ricognizione finisse un po' come iniziata, quindi di corsa, e ripartiamo con quello che è il nostro spirito che ci anima da sempre e la nostra filosofia dello stare insieme e vivere i momenti di sport sotto questo aspetto. Vi va? Certo. Vai, andiamo. Sarebbe proprio una bella idea, una bellissima idea. Sì, sì. Ma sì, figurati, sai cos'è? Che abbiamo già pensato a tutto. Adesso dormiamo sogni tranquilli e la maratona arriva il 6 di gennaio. Vabbè, oh, buonanotte. Buonanotte.